progetto ENOP ha cominciato a svolgersi praticamente all'inizio del 2012. Precedentemente c'erano poche conferenze che venivano fatte qua e là, organizzate da volontari prevalentemente. Poi siamo più strutturati, data la richiesta anche delle persone di avere un sistema di guida probabilmente diverso o complementare a qualcosa che già stavano facendo. Guida per che cosa? Naturalmente per quella che normalmente viene chiamata ricerca interiore. Quindi cosa fare successivamente a quell'impulso che spinge una persona a guardarsi dentro finalmente per la prima volta? Un impulso che normalmente corrisponde a una crisi, che non necessariamente è patologica o ha una sua origine in una qualche patologia, ma che decisamente modifica il suo modo di vedere la vita. Una crisi che è anche ben descritta, per esempio, da Pirandello nella Cariola, per chi di voi l'ha letto, un racconto molto breve che suggerisco sempre a tutti di leggere. Quando c'è questa crisi possono succedere diverse cose, o si incontra un libro, per esempio, e in base a questo si cerca di seguire una strada, o si incontrano le famose vie orientali, che poi alla fine uno dice, vabbè, do coio, coio, quelle sono sicure, oppure si inizia un lungo percorso di visione di video su YouTube, dove c'è di tutto, la medicina quantica, la radiazione della pineale, no? E chi più ne ha più ne mette. Ma fondamentalmente l'unica cosa che non viene mai veramente ascoltata è da dove viene questo impulso. C'è e si attribuisce normalmente a un processo mentale, a un processo cognitivo abnorme o, diciamo così, non convenzionale, perché non è relazionabile con tutti gli altri impulsi, naturalmente, da quello a soddisfare i propri bisogni a quello a mantenere se stessi in vita, per esempio, eccetera, eccetera, o a provare piacere. Si sente questo impulso e non si riesce a dargli né un nome né si riesce a capire esattamente che cosa possa rendergli soddisfazione. E visto che qui la soddisfazione è prevalentemente misurata in base al valore sensoriale che questa può avere, si cerca attraverso quello. Ho un'esperienza piacevole o non ce l'ho piacevole? È qualcosa che mi causa un benessere psicologico oppure no? E poi si entra naturalmente nella famosa altalena della cultura occidentale, del tardo cattolicesimo, quindi del trinitarismo, trinitarismo ufficializzato, come voi ben sapete e mi insegnate, da Costantino il Grande dopo il Concilio di Nicea, quando sono stati selezionati i Vangeli che andavano bene e quelli che non andavano bene. E quindi c'è ciò che è buono e ciò che è cattivo, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, eccetera, 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 il male, il bene. E anche questo, se dovesse mai esistere un male e un bene, uno come lo giudica? Attraverso i parametri e il sistema che lui ha a disposizione, quello che è abituato a utilizzare. O in base a un parametro interessante perché fa parte del sistema democratico. Se ce ne sono tanti che lo seguono, va bene, dimenticandosi che Gesù Cristo aveva 12 pirla che lo seguivano. Dico pirla per dire, no, bonariamente, naturalmente. Non aveva 1 milione. Il milione gli dava contro, i 12 lo seguivano. E con fatica, perché chi di voi ha letto i Vangeli avrà visto che c'erano dei conflitti interiori tra questi 12 che erano incredibili. Tra di loro, invidie, gelosie, e spara addosso a quello, e perché ha parlato con lei e non con me, eccetera, eccetera, eccetera. Finché poi è arrivato San Paolo, fondamentalmente
folgorato sulla via di Damasco, e dopo che ha rotto un po' le balle a Pietro per dirgli dai dai fammi fare qualcosa, sono diventato cristiano anch'io, allora gli ha detto senti vai a predicare ai gentili, ma i gentili era tutto il popolo, e allora è diventata una religione di massa. Prima era una setta ebraica, no? Il cattolicesimo, il cristianesimo, diciamo, dell'origine. E poi, vabbè, ci sono state le varie divisioni, le varie guerre, no? Eccetera, eccetera. Tutte queste cose qui che più o meno tutti sappiamo e che anche adesso sono in corso. Ma fondamentalmente una persona che ha questo impulso non ha a disposizione un sistema di parametri idoneo a valutare come soddisfare, come riempire questo vuoto, questo nuovo vuoto che lui percepisce, non che sia creato, ma che finalmente lui percepisce come tale, come qualcosa che non è colmabile dal sistema di valori che ha seguito fino a quel momento. In Occidente, l'Occidente è una ampia e bellissima tradizione di ricerca interiore. Noi l'abbiamo sempre sottovalutata ed è quasi stata demonizzata, soprattutto perché gli esponenti, i ricercatori degli ultimi 2000 anni hanno sempre dovuto nascondersi dietro dei nomi di paravento, tale Fedeli d'Amore, gli alchimisti, no? Davanti facevano una cosa, ma dietro in realtà stavano cercando qualcosa di completamente diverso, ma tutti loro stavano cercando la stessa cosa. Poi sono arrivati gli inglesi, che hanno colonizzato mezzo mondo, e dal Commonwealth britannico hanno scoperto i templi tantrici non distrutti dall'invasione islamica, no? Quindi poi ricoperti ancora dalle foreste, e hanno scoperto questa cosa strana che si chiama yoga, che in India veniva praticata da pochissimi, e questi pochissimi erano considerati o santi o completamente pazzi, perché si vestivano con un cencio, no? Andavano in giro tutti magri magri a respirare o a fare delle posizioni strane o a sedersi su una roccia e stare lì due anni, per esempio. Uscivano dai boschi con queste barbe lunghe, lo sguardo spiritato. E gli inglesi hanno preso questo sistema e hanno detto toh, interessante, ne dobbiamo molto agli inglesi per questo. Non hanno distrutto, loro hanno preso questa cosa e hanno detto però, e l'hanno riportata in Occidente. Per quello che tutto quello che abbiamo sullo yoga è di, non è traduzione diretta dal sanscrito, ma è dall'inglese al sanscrito, cioè dal sanscrito inglese italiano, quel poco che c'è in italiano. Poi tant'è che gli attuali guru indiani definiscono che ci sono più, per esempio, iniziati di buddismo tibetano in America di quanti ce ne siano in Tibet, no? Questa cosa si è espansa tantissimo in Occidente. Tuttavia, come si è espansa? Attraverso una cultura molto particolare, che oggi spiegavo anche ad altre persone, che è quella protestante. Chi di voi ha studiato un pochino la storia si ricorda qual è la grande differenza tra il cristianesimo trinitarista e quello che predicava, e quindi c'erano delle leggi o delle regole da seguire. Queste regole, tra l'altro, includevano il fatto che non si poteva lavorare per profitto e non si poteva prestare denaro ad interesse, per cui i banchieri chi erano? Ebrei, no? Sapete, in Italia i banchieri erano tutti ebrei, stavano nei ghetti perché erano sporchi, no? Chiedevano, prestavano denaro a interesse. E invece la cultura protestante, da una parte, era molto più repressiva di quella trinitarista, ma molto di più. I puritani, non so chi di voi ha mai letto cosa facevano i puritani negli Stati Uniti dell'inizio, nell'America dell'inizio. Ma soprattutto loro potevano prestare soldi ad interesse, e soprattutto il loro principio di funzionamento è il profitto. Cultura che poi è migrata da noi e noi la stiamo completamente assimilando. Quindi quando hanno preso tutto ciò che c'era da prendere dall'Oriente, naturalmente il contenitore che poteva contenere queste cose
era quello. Tant'è che ci si è spinti tanto in là che qualcuno ha provato a brevettare delle posizioni di yoga, non so se lo sapete, o delle respirazioni, anzi ci sono delle organizzazioni che hanno brevettato dei tipi di respirazione per cui tu gli devi pagare le royalties, no, le, insomma i diritti d'autore nel momento in cui uno respira. Cioè, respiri tre volte di seguito, mi devi pagare. Ed è interessante questo. Questo, tra l'altro, ha anche costruito una cultura, costruito, insomma, ha trasformato la cultura della trascendenza, del ritorno all'origine, del perché esiste la vita, in una relazione tra cliente e fornitore. Quindi noi abbiamo i clienti da una parte che devono essere soddisfatti, no? O rimborsati, si fa per dire, però soddisfatti devono essere. Il cliente c'ha sempre ragione. E poi c'è il fornitore. Il fornitore, cioè, ci sono altri fornitori, no? Quindi deve, come si può dire, fare la migliore offerta. In base a che cosa fa la migliore offerta? Questo principio è maledetto appunto dal Vangelo di Tommaso, dove si dice che mercanti ed acquirenti non entreranno nel regno del Padre mio, no? Attribuito a Gesù, questo però scritto nel Vangelo apocrifo di Tommaso. E tuttavia questo è quello che poi è accaduto. Quindi tutti gli esponenti, diciamo così, di rilievo di un sistema di crescita interiore, che quindi fanno da faro, da punto di aggregazione per chi sta cercando quello, chi finalmente ha deciso di dedicarsi a quello, entrando in Occidente si sono scontrati con questo muro, un muro che è invalicabile perché genera un orientamento mentale decisamente non idoneo al raggiungere l'origine, perché non ha niente a che fare con quello, ma ha a che fare con la soddisfazione del cliente in base ai suoi parametri. Ci sono altre cose che sono menzionate nel libro. Una di queste è un pochino rivedere quello che è appunto la ricerca interiore e lo yoga. Cosa significa la parola yoga? Che significa unione, che sempre nel nostro sempre citato Vangelo apocrifo di Tommaso, appunto, come dicevamo anche oggi, dice che se due abitanti fanno pace nella stessa casa, diranno montagna spostati e la montagna si sposterà. No? Due abitanti, stessa casa. Unione. Un processo che avviene miliardi di volte al secondo intorno a noi, attraverso anche le reazioni che ci sono nel nostro corpo, la compatibilità chimica tra elementi. Fondamentalmente sono processi di yoga. Due elementi ne generano un terzo, che è più grande della somma delle sue parti. Prendendo la cultura dello yoga, gli esponenti orientali hanno guardato all'Occidente e hanno detto: "Toh, questi sembrano tutti liberi liberi, no? Ma poi alla fine è soltanto superficie, solo apparenza. Come facciamo a generare un orientamento mentale corretto? E l'orientamento mentale corretto per la ricerca interiore è definito negli Yoga Sutra di Patanjali, Yama Niyama, poi si può praticare yoga. Dopo che si è fatto yama e yama, si è diventati dei santi. Abbandono al volere divino, no? Per dirne una. Verità, onestà, pulizia interiore, eccetera, eccetera, eccetera. Se uno riesce a realizzare questi punti, che è un santo dopo, giusto? Patanjali ha detto, dopo queste due cose, hai l'orientamento mentale per fare yoga. Altrimenti prima
potenzi il tuo elemento del momento, quello che c'è in quel momento, e non necessariamente è qualcosa di luminoso, secondo l'accezione luminosa comune. Quindi, sempre questi famosi, no, esponenti orientali, soprattutto provenienti dall'India, ma anche dal Tibet, che cosa hanno detto? Hanno detto: facciamo le cose piano piano, usiamo un linguaggio che loro capiscono. Cos'è il linguaggio che loro capiscono? Il benessere psicofisico, il piacere, la soddisfazione. Oh, mal di schiena, il dottore mi ha detto di fare yoga. Sono un po' agitato, le crisi di panico, mi hanno mandato a fare yoga. Quando è nato invece questo sistema? Quando è nato? Un anno fa, appunto, è stato divulgato. È stato anche scritto una piccola introduzione, che anche in questo libro sta in tutti quelli che fanno parte di questo, diciamo così, percorso, che dice, in modo molto crudo, bisogna capire chi si è e da dove si parte, senza illusioni, senza false visioni di se stesso. Dove ci troviamo soprattutto? Chi siamo e da dove stiamo partendo lo vediamo quando osserviamo i nostri pensieri. Avete tutti pensieri luminosi, privi di avidità, di paura, soprattutto di paura. Yoda in Guerre Stellari diceva, no? La paura è la via per il lato oscuro, giusto? È vero. Qui c'è il dominio della paura, è l'emozione dominante, poi c'è l'avidità, che si manifesta in tutti i modi possibili. Poi c'è la misurazione degli attributi. Non si dicono le parolacce qua. Uno lo mette sul tavolo e dice: chi ce l'ha più lungo, no? Questo è. Quindi ama quello perché c'è il vestito arancione, io ce l'ho giallo. Ma quello ce l'ha tacchettino in più di me. Ma perché si siede lì lui e non io? Dimenticandosi che se uno dentro è un re, ovunque si siede, è un trono. Non è il trono che fa il re, giusto? Queste emozioni dominanti fanno parte in questo sistema che lavora con 10 elementi. Nell'elemento che è prevalente in questa sfera d'esistenza è la prima cerchia gravitazionale del punto focale del buio, quello dove ci troviamo noi. Qui domina l'elemento buio e tutti i suoi attributi. Un elemento molto particolare questo, perché l'elemento buio può simulare ogni cosa, può farti vedere tutto quello che vuoi vedere, ti fa vedere anche il cielo. Non è il cielo, ma te lo fa vedere, tu ci credi che è quello. Generi un'aspettativa e lui te la fa vedere. E questa è una cosa che tutti gli esponenti delle varie discipline orientali, avendo realizzato, hanno deciso di bypassare dicendo: ok, nessuno si risveglierà nei prossimi secoli, ma almeno instradiamo la cultura, costruiamo la cultura dello yoga, mettiamola lì, piano piano, introducendola con il loro linguaggio, dandogli i loro parametri, non facendogliela rifiutare, non generando reazioni allergiche. Invece quello che facciamo qua è diverso e naturalmente anche un pochino più scioccante. In questo sistema vengono codificate due vie e una sola di queste due vie è praticabile qua. La prima via è uomo che cerca la luce ed è una via sequenziale di ricerca,
di studio, di superamento di ostacoli. Si cresce piano piano. Tuttavia, in questo pianeta, soprattutto su questo pianeta, è impossibile praticarla perché la vita è troppo breve. Ed essendo così breve, si arriva quasi lì e poi si muore. E dopo bisogna ricominciare da capo. E così via, così discorrendo per tantissimo tempo. Ma c'è una seconda via. E stranamente, inspiegabilmente, come direbbe Abate Antuono in Attila, il fratello di Dio, no, non so se l'avete visto, no? Interessante. Diceva, oh, 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 anche le donne hanno le idee, di cultura ebraica antica anche lui. Sapete che gli ebrei pre-cristiani pensavano che la donna non avesse anima, no? Era un animale, per quello non poteva essere esorcizzata. Gesù iniziò a esorcizzare le donne dandogli dignità di essere umano, e quindi potevano essere esorcizzate. Inspiegabilmente, tutti gli esponenti delle culture orientali attuali, e potete leggervi tutti i libri che ci sono qua, le ecumeniche, li vedete, vi portano a una cosa sola, in realtà due, la seconda quando entrate dentro. La prima si chiama devozione, bhakti, bhakti yoga, uno dei sistemi codificati anche nella Bhagavad Gita e spiegati nel dialogo tra Krishna, Dio e Arjuna. L'altra è quella del karma yoga, no? Che è l'oggetto principale della Bhagavad Gita, che si trasforma quando si segue una via spirituale orientale in quello che si chiama seva, servizio. Servizio non all'ashram a pulire i cessi di un posto, ma servizio ai tuoi fratelli. Usare i propri attributi per aiutare senza aspettarsi un grazie. Questo si chiama servizio. Si può fare a casa propria, si può fare al lavoro, si può fare su una metropolitana. Non bisogna essere in un gruppo o in una di eletti per farlo, né bisogna indossare un vestito arancione, quelle sono tutte scuse. Se uno vuole pregare, lo può fare sull'autobus o lo può fare in chiesa, ma non deve aspettare di essere in chiesa per farlo. La via del bhakti è la via, è una scorciatoia, una via velocissima, una via praticabile da chiunque. Non c'è bisogno di aver fatto yama e niyama. Si può generare anche in un demone. Ed è quella che si chiama la via dell'abbandono. È una via che non viene insegnata dalle religioni canoniche, purtroppo, perlomeno non alla popolazione. Molti pensano che le religioni canoniche, e questo è anche brevemente spiegato nel libro, siano dei mostri nati per vincolare dei poveracci, ma c'è una ragione per cui le religioni sono nate, sono sorte come vincolo all'inizio, esattamente come c'è una ragione per cui la nostra società funziona in questo modo. Come funziona la nostra società? Con la polizia, la paura della conseguenza, la legge e il bastone, no? Funziona così, tutto sulla paura, e la religione funziona su quello. Tanto tempo fa qualcuno, dopo che è stata donata la coscienza all'essere umano, all'Homo sapiens, ha visto che questo dono è stato utilizzato per generare supremazia dell'uno sull'altro, usando qualità e doni che erano stati dati, come per esempio l'intelligenza, non al servizio, ma per accrescere la propria dimensione egoica e la quantità di formaggio che abbiamo, topi, no? Formaggio. E quindi
dopo che l'umanità, secondo le storie, è arrivata sull'orlo dell'estinzione più volte, prima di essere distrutta, è stata decimata, piccoli gruppi isolati sono stati selezionati e a questi sono stati vincolati con l'unico strumento che poteva essere utilizzato, la paura, l'unico strumento comprensibile dell'essere umano allora. E le religioni sono servite a quello all'inizio, per impedire all'essere umano di autodistruggersi. E per preservare il sistema di conoscenza che avrebbe portato eventualmente alla generazione dell'impulso che riporta verso casa. La via dell'abbandono, naturalmente, è una via che si può praticare in qualunque momento, ma ci sono degli ausili a questa via. Si possono effettuare delle pratiche, si possono applicare delle tecniche, si può seguire un regime alimentare che fa in modo che la miscela di elementi dentro di noi sia più idonea a generare un orientamento mentale piuttosto che un altro. E visto che noi adesso siamo abituati, per esempio, a nutrirci in base al sistema dei sensi, quindi se è buono va bene, non se è utile, ma se è buono. Questo è il modo in cui seguiamo tutte le cose. Qui si cerca di generare un orientamento diverso, naturalmente, purtroppo, contrario a quello che siamo abituati e quindi difficilmente assimilabile. E tuttavia, se quello a cui siamo abituati ci portasse alla liberazione, ci sarebbero miliardi di liberati in giro. Ma non mi pare che sia questo il caso. Dopodiché questo sistema non serve a generare un'identificazione, né a dirti questa via è migliore di un'altra via, perché la via è quella del Bhakti. Lo potete praticare anche a casa da soli, se volete. Qui avete un aiuto a generare il precursore che consente di accendere questa fiamma. Infatti si possono contemporaneamente praticare quasi tutte le cose, tranne pranayama. Perché pranayama di per sé non può essere praticato finché non si è diventati degli yogi. In quanto la respirazione normalmente è polare, quindi quando si pratica pranayama con il naso, purtroppo si va a potenziare una delle due polarità. E questo genera effetti psicotropi molto potenti, può risvegliare dei cosiddetti poteri soppiti temporaneamente, ma vi distrugge la struttura energetica. Quindi, vi dico per questa via, ma per qualunque via, sconsiglio per esempio l'utilizzo del pranayama come strada finché non si è diventati dei santi. Poi si può fare, ma c'è scritto, mica lo dico io, c'è scritto negli Yoga Sutra di Patanjali. Quello che si fa qui e che viene descritto in quel libro è presentare una scelta. Quello che in questo mondo fanno quelli che vengono chiamati il nome reale, i fari, che normalmente vengono chiamati nella tradizione letteraria maestri, guru e quant'altro. E questo è fondamentalmente il percorso che bisogna fare, ma per farlo qui possiamo farlo solo in un modo non sequenziale, ma diretto, cercando di accedere direttamente alla percezione di quello che è Dio, cosa che qui non si riesce a percepire. Nessuno di voi riesce a percepire Dio veramente, ha un'idea di che cos'è Dio, ma percepirlo è un'altra cosa. Quello che facciamo durante appunto le pratiche è cercare di generare un ambiente che possa consentire la possibilità di percepire questo elemento che nessuno conosce, nessuno sa come è fatto. Infatti, gli unici veri saggi
veri che ci sono ora sono gli islamici, che hanno deciso di non dare nessun tipo di connotazione o figura a Dio. Invece qui siamo abituati a un'altra cosa. Uno ci mette davanti un biondo sulla croce e dice quello è Dio, e tutti voi generate una bella immagine mentale di che cos'è Dio, e quindi nelle vostre visioni mistiche generate nel buio, ho visto Dio, ho visto la Madonna. E come fate a sapere che è la Madonna? Avete visto una foto? Infatti avete visto una foto e hanno detto questa è la Madonna, ricordatela. Quella non è percepire Dio, quello è generare un egregore di massa attraverso il guarda come è fatto Dio, ricordatelo bene, come è fatto? No, ti interrogo anche. Dice, aspetta, c'è un po' di lunghi, una corona lì, un po' di sangue, le chiodi, ah, oddio, c'ho anch'io le... No, sangue che esce dalle nani. Tra l'altro, per riallacciarsi anche alla cultura occidentale, senza dover degenerare nei film di Dan Brown, la parola anima nella lingua originale si dice qui, in questo luogo, perché si chiama in mille modi a seconda di dove ci si trova. Quindi, come dicevamo anche oggi, Gesù Cristo come veniva chiamato? Il re dei re. E i cavalieri del Santo Graal, no, voi sapete come ha benissimo definito Dan Brown, da ricerche, no, fatte anche da storici, diciamo Santo Graal, no? Sangue Graal. Alla fine il Santo Graal è quello, è anima, è la fiamma, è la luce che si deve ricongiungere con la sua matrice. Qui l'anima si chiama corpo oscuro in questo mondo e deve ricongiungersi con quello che si trova al terzo cielo, che si chiama corpo trasparente. Deve diventare identico a quello per potersi identificare con quello e ricongiungersi, e da lì tornare a casa. Casa si trova di qua. Qui però c'è il segreto della vita nel cielo. Uno potrebbe dire, no, quando si parla di cuore e quant'altro, no? Ci sono tante definizioni che sono state date a questo luogo. Per esempio, i tantrici e gli yogici chiamano questo posto, cioè danno un nome a quest'area che si chiama Anahata, no? Il non percosso, il suono generato senza essere, no? Comunque di per sé, in quanto chakra, in quanto ruota, un apparato tecnologico fondamentalmente, quanto lo è il fegato, la milza, il pancreas, l'intestino. E infatti governa anche a 12 petali, che governano 12 funzioni, che sono in parte sottili, perché noi non abbiamo soltanto un corpo fisico, voi sapete, i pensieri vi dicono che avete anche una mente, no? Che tendenzialmente non è propriamente identificabile col cervello. E delle emozioni. C'è anche una struttura energetica, no? Che i vari pranoterapeuti conoscono. Ma questo cosiddetto quarto chakra, questa zona, vista da un punto di vista, diciamo così, orientale, non rappresenta una porta, non è un luogo. Tuttavia, per pura coincidenza, alla zona dei cieli accessibili al nostro corpo corrispondono anche alcuni di questi apparati che si chiamano chakra. Per esempio, dove ci troviamo noi, dove si trova Muladhara, no? Sapete, chakra radice, che è la terra, ed è il primo anello della cerchia gravitazionale dell'oscurità, fa così, no? Poi c'è l'abisso in centro. Poi cominciano i cieli, abbiamo nella zona dove si trova più o meno il secondo chakra, abbiamo il quinto cielo, il punto d'accesso al quinto cielo.
che forse penso possa essere paragonabile a quello che gli occultisti chiamano astrale, dove si trova Manipura. Sapete cosa vuol dire Manipura? La città del gioiello, ovvero la città della mente. In sanscrito mente e gioiello hanno la stessa accezione, chissà perché. Om Mani Padme Hum, Hai, accezione di compassione aggiunta dalla cosiddetto Buddha della compassione. Om Mani Padme Hum, il gioiello è nel loto. Oppure la mente è nel loto, a seconda dei punti di vista. A Manipur, qua, è dove si manifesta l'anima come vita, in questo quarto cielo, in questa zona, quando discende. Qui si manifesta come sangue, qui si manifesta come vita. E poi tu, anima un corpo. E poi abbiamo il terzo cielo, in questa zona. Ognuna di queste è una dimensione della coscienza, quindi ci si può accedere soltanto se si è sviluppato ed espansa la coscienza ad includere quel reame. Alla sviluppo della coscienza che include quel reame si genera anche una cosa che si chiama corpo, e quindi tendenzialmente esistono 5 corpi a cui l'anima può avere accesso e che devono essere costruiti e generati attraverso l'espansione di coscienza. Tuttavia, in tutte e due le vie, sia quella della devozione, del bhakti, della fede, sia nella via sequenziale dell'uomo che cerca la luce, quando si arriva all'area di passaggio, quindi dal terzo al primo cielo, dove si va oltre, dove si torna a casa, se ci si ricongiunge con l'origine, bisogna esercitare l'abbandono e la rinuncia. Tutto quello che è stato qua deve essere abbandonato, e quindi alla fine, prima o poi, devi fare sempre la stessa cosa. Qui quello che facciamo è aiutare a generare un ambiente idoneo che sia un precursore di quella condizione, di quella scelta. Dopodiché la scelta la deve fare l'individuo, e potrebbe non farla mai. Quindi non c'è un obbligo, non c'è un'iniezione che fa arrivare a destinazione, ma viene aperta una porta e viene preparato tutto perché tu possa percorrere quella cosa. Dopodiché, se tu non lo percorri, non lo percorri. Infatti esistono due classi di anime qui. Quelle che stanno cercando. E poi esiste un'altra classe che ha raggiunto e che è arrivata alle porte di quel famoso terzo cielo, e quelle porte non si sono aperte, e l'orientamento mentale ha impedito il passaggio. Questa classe umana si chiama l'uomo che ha scelto il buio. Non è il diavolo il nemico, il vero nemico è questa classe di esseri umani che ha scelto di rimanere qua, non di andare verso l'abisso. Attenzione, loro cercano di sopravvivere nella cerchia del buio senza essere andare alla dissoluzione, e quindi per farlo qui la legge dice che per sopravvivere qui devi mangiare, devi trasformare energia. Voi sapete che la vostra classe vivente, la nostra classe vivente è quella dei trasformatori, no? Noi trasformiamo energia, giusto? Vedete, mangiate un po', cacca e movimento. Anidride carbonica, vapore acqueo, no? Eccetera, eccetera, insomma. E loro devono mangiare. Che cosa mangiano? Quello che c'è. Visto che si nutrono di energia, raramente si incarnano perché l'incarnazione toglie potere.
e soprattutto poi ci si dimentica chi si è e bisogna recuperare la memoria, e visto che sono cattivi, semplicemente c'è un altro che dice "Oi, svegliati, oi, oi, oi". Anche un altro cattivo, è perché tra cattivi non è che si vogliono molto bene. E loro scopo è quello di ciucciare, e visto che conoscono perfettamente il percorso che porta al terzo cielo, perché ci sono arrivati, ma quella porta non si è aperta. Il nutrimento più bello sono gli altri, quelli che crescono. Solo che la fiamma, l'anima di per sé, non è commestibile per loro. Non è che ci abbia un brutto sapore, ma proprio quasi velenosa. Sapete il faro, no? Che genera l'allergia? Ecco, la fiamma fa la stessa cosa, più in piccolo. E allora loro cosa fanno? Vengono lì e ti suscitano delle cose. Ma quando le suscitano è perché tu già le contieni, naturalmente, se no non potrebbero farti niente. Arrivano e puc, ti suscitano. Avete mai trovato persone o aree o zone dove non riuscite a non provare un certo tipo di emozione disarmonica? E che pensano, noi diciamo, come cazzo è possibile? Una volta esercitata questa trasformazione, suscitata questa trasformazione, giocando negli elementi al buio, perché qua sei a casa tua, dice buio, l'anima si trasforma, diventa commestibile e se la mangiano. Fame, energia. Stare qua, devono mangiare. Questo è uno dei grossi rischi che ci sono, ed è l'unico vero nemico che ha un essere in evoluzione, soprattutto quando inizia il percorso, perché diventa visibile, la sua luminescenza aumenta e quindi diventa percepibile. I predatori si avventano. Avete mai notato che in alcuni ashram tantrici si colorano la fronte, per esempio, no? Il viso, si mettono della cenere addosso oppure dei colori fatti di materiali particolari, sapete perché? È uno schermo a protezione, per rendere non percepibile quella luce a questa classe di esseri, perché durante la pratica puoi essere vulnerabile, visto che sei in una condizione di apertura, c'è la possibilità che questi ti vedano di più e quindi si avventino sopra. Ecco, un ambiente di pratica, diciamo, comune, serve anche a quello, serve a generare per esempio un'area protetta, una zona franca dove non è possibile che questo avvenga. Certo, poi esci e potrebbe avvenire naturalmente, però lì, mentre sei vulnerabile, quindi se uno potrebbe trovare un'utilità a trovarsi per esempio in una sala pratica con tante altre persone piuttosto che a casa sua, quella potrebbe essere una cosa. Tuttavia, se il vostro orientamento mentale rimane fisso sulla trascendenza e sulla percezione di Dio, fin tanto che è così, non potete essere toccati da niente. È che è difficile mantenere quello stato, purtroppo. Il buio ti assorbe sempre un pochino, no? Va bene, li vedo angeli e germogli. Un libro che vi suggerisco, non lo so di cosa tratta, no, così per dire. Se casomai vi venisse voglia di comprare quel libro, no, casomai, vi suggerisco un altro piccolo libercolo che si chiama Codice Alimentare, molto semplice, che vi indica quali sono i nutrimenti che aumentano la quantità dell'elemento buio dentro di noi. Sì. E tra questi c'è, mi spiace per i vegani, aglio, cipolla, tuorlo d'uovo, carne di maiale. Se mangiate quelli, meglio che non praticate, ci lasciate perdere. State pure tranquilli, cioè non c'è problema. Ci sono anche i fonzis, ma i fonzis non perché contengono delle sostanze inquinanti, beh sì, anche quelle, perché non servono a niente, non sono, sapete che il fegato li elabora, poi li scarta tutti. Ma solo perché li mangiate che sono buoni, che cazzo, e ti ciucci le dita, no? Questa, ecco, fare quello è come mangiare la cipolla, uguale. Ci puoi dire qualche cos'altro riguardo il proteggersi, come ha detto adesso, qualche altro modo? Ah, sì. Perché io alle volte mi sento tutta agitata e non c'è niente di strano.
Beh, oddio, questo mondo qua è normale. Ah, ecco. Sentirsi tutti agitati. Però allora, grazie per la domanda. Quando l'anima viene inviata qui, quella parte dell'anima che si chiama corpo oscuro, quella sezione dell'anima che viene inviata qua, l'altra parte rimane al terzo cielo, si chiama corpo trasparente. Dio, che ha evocato il principio dell'anima, quindi quando ci sono le varie ondate, non le generazioni, è Dio che le evoca dall'alto. Questo vi dice che Dio non è la cosa più alta che c'è, no? Il progetto Enoch ha cominciato a svolgersi praticamente all'inizio del 2012. Precedentemente c'erano poche conferenze che venivano fatte qua e là, organizzate da volontari prevalentemente, poi siamo più strutturati, data la richiesta anche delle persone di avere un sistema di guida probabilmente diverso o complementare a qualcosa che già stavano facendo. Guida per che cosa? Naturalmente per quella che normalmente viene chiamata ricerca interiore. Quindi cosa fare successivamente a quell'impulso che spinge una persona a guardarsi dentro finalmente per la prima volta? Un impulso che normalmente corrisponde a una crisi, che non necessariamente è patologica o ha una sua origine in una qualche patologia, ma che decisamente